Firenze e Corsara alla eWork Arena e porta a casa il bottino pieno, passeggiando su una irriconoscibile Busto Arsizio. Una vittoria rotonda, ma in discussione, è arrivata al termine di una prestazione qualitativamente ottima. Le ragazze di Mencarelli arrivano con la consapevolezza di dover provare ad approfittare del momento di difficoltà delle Bustocche e ci mettono davvero poco ad entrare in partita. Di fronte, invece, c'è una Wiba che fin da subito non dà l'impressione di sapersi scrollare di dosso i dubbi che le ultime due sconfitte al tiebreak hanno fatto sorgere. Il risvolto degli umori delle due squadre viene riflesso in campo. Le padrone di casa sono troppo brutte per essere vere. Sbagliano tanto in battuta, pasticciano in campo e fanno confusione in attacco. Le toscane invece gettano le basi su un'ottima ricezione, tirano su un muro invalicabile, che frutterà ben 8 punti diretti, e attaccano già convinte di mettere il pallone sul rosa chiaro. Le ragazze di Fenoglie perdono la sicurezza per strada, riuscendo a rialzarsi leggermente solo a sprazzi, con qualche attacco di Alexa Gray e guadagnando qualcosina dall'ingresso di Bonelli per Polter. Troppo poco per star dietro ad una Firenze che però, per stessa missione di un immarcabile Cambi, diverte e si diverte, fidandosi di una Nuakador spaziale ma anche di una Belien ai limiti della perfezione. Il Bisonte ingrana la seconda, dopo il 3-0 con Casalmaggiore, trova continuità proponendo una bella palla a volo. Per la Unity Work invece terzo KO consecutivo, che ormai è ben più di un campanello d'allarme. In questo momento difficile è importante che noi pallavolisti abbiamo una voce all'interno della Lega, abbiamo formato un'associazione per questo, spero che qualcuno ci ascolti e mi raccomando iscrivetevi ad AIPU. Ho veramente continuità al nostro gioco, quindi penso che sia una vittoria super meritata e che insomma ci dà animo per andare a affrontare Perugia che sta giocando della buona pallavolo.